Gentili colleghi, care colleghe, innanzitutto buona e santa Epifania. Mi dispiace intrufolarmi nelle vostre case anche in occasione di questa festa. Mi sento molto Befana che scende dal camino, ma ahimè mi tocca visto che il nostro amatissimo governo ha emanato ieri l'ennesimo decreto legge, il decreto legge 1-2021, che va a regolamentare lo stato dell'arte da domani, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021. Non mi perdo in chiacchiere e partiamo subito. Allora, dal 7 al 15 gennaio è vietato nell'ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, salvi i soliti spostamenti per esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute. Rimane sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, mentre sono esclusi gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altre regioni o province autonome. Nei giorni 9 e 10 gennaio, quindi prefestivo e festivo, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni in cui si applicano misure più restrittive, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del famoso DPCM del 3 dicembre 2020. Quindi saremo, direi tutti o quasi, giorno arancione, non zona, ma direi giorno perché dovremmo essere tutti in arancione. Sono tuttavia consentiti gli spostamenti, quindi nonostante le limitazioni della zona arancione e quelli visti poco sopra, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 km dai relativi confini, come di fatto abbiamo visto che era già stato previsto. Con la confermata esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Praticamente si reitera quello che era già stato previsto dal decreto legge 172 per i giorni arancioni nel periodo delle feste di Natale che abbiamo appena trascorso. Anzi, spero che le abbiate trascorse tutte in pace e serenità. Bene, fino al 15 gennaio. Nelle regioni in cui si applicano le misure previste dall'articolo 3 del DPCM, quindi in zona rossa, rimane comunque consentito lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno nell'arco temporale tra le 5 e le 22 e nei limiti soliti delle due persone ulteriori rispetto a quelle già che vivono nell'abitazione che si va a visitare. Ovviamente, escludendo i minori di 14 anni o le persone comunque disabili o non autosufficienti che siano conviventi. Di fatto, insomma, nessuna novità. Okay? Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è prevista la facoltà di spostamento che abbiamo appena visto. Ma è anche consentito lo spostamento per una distanza non superiore ai 30 km dai soliti confini che sappiamo e con esclusione del solito capoluogo di provincia come destinazione. Okay? Però di fatto cioè a questi comuni quindi si dà la possibilità di uscire dai confini comunali, cosa che invece non è permessa nei comuni maggiormente abitati. Okay? Quindi nei comuni, diciamo, con più di 5.000 abitanti non ci si potrà spostare dall'ambito comunale. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti resta invece confermato lo spostamento non superiore ai 30 km dal confine, sempre escludendo però lo spostamento verso il capoluogo. Ma questo, ribadisco, fino al 15 gennaio, solo nel caso in cui si sia in zona rossa.
per quanto non previsto da questo decreto, dice appunto il decreto che fino al 15 gennaio rimangono comunque in vigore le norme adottate di fatto con gli eventuali DPCM o con decreto ministeriale del Ministro della Salute nel caso di estrema necessità e urgenza. Speriamo che non succeda mai. Bene, poi c'è tutta l'introduzione di della modifica dei criteri con cui verranno individuate le zone arancioni, rosse e gialle. Diciamo che questo non ci compete di fatto, per cui lo salto a pie pari. Vado alle sanzioni che rimangono le solite, quindi tutte le violazioni a questo decreto legge sono punite con lo solito articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19 convertito nella legge 35 del 22 maggio 2020. Ok, questo decreto legge stabilisce la propria entrata in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Come al solito è stato pubblicato ieri sera tardi, direi. Comunque risulta pubblicato il 5 di gennaio, per cui entra in vigore il 6 di gennaio. Allora, giusto perché amo tediarvi, facciamo un breve riassunto, così cerchiamo di fugare qualche dubbio in più se possibile. Nei giorni 7 e 8 gennaio si applicheranno le misure previste per la zona gialla con i correttivi che abbiamo visto. Quindi, diciamo, divieto di circolare dalle 22 alle 5, salvo i soliti motivi, lavoro, necessità e salute. Divieto di spostamento tra regioni diverse o province autonome diverse, sempre con le eccezioni necessità, salute e lavoro, come al solito. Ed è sempre permesso il ritorno ai luoghi di residenza, domicilio e abitazione. Sono vietati gli spostamenti nelle seconde case ubicate in un'altra regione o in un'altra provincia autonoma. Questo per quanto riguarda gli spostamenti. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Sappiamo che spaziano appunto dai bar alle pasticcerie, alle gelaterie. Okay? Consentite dalle 5 alle 18. Dopo le 18 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico. Ristorazione con asporto fino alle 22, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, non ci sono di fatto restrizioni per la consegna a domicilio. Per le attività commerciali di vendita, invece, negozi sono aperti. Nei giorni 9 e 10 gennaio saremo invece in zona arancione, quindi quali i vincoli relativi agli spostamenti? Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, come al solito. Divieto di ogni spostamento in entrata e uscita da regioni, tra regioni anzi scusate, da un comune all'altro. Quindi c'è anche il divieto di spostarsi tra comuni, come abbiamo detto. Salvo che i soliti motivi lavorativi, necessità e salute. E rimane ancora ribadito il divieto di spostarsi nelle seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma. In questo caso però ci sono alcune deroghe che abbiamo visto prima. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni che abbiano una popolazione fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 km dal confine comunale, mi raccomando, non dall'abitazione, ma dal confine comunale. Ovviamente con il divieto di raggiungere il capoluogo di provincia. Rimane consentito lo spostamento verso abitazioni private una sola volta al giorno, sempre tra le 5 e le 22, quindi verso una sola abitazione nella stessa regione, limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli già conviventi, le solite cose che abbiamo visto. Mi raccomando, perché è uscito anche un chiarimento del Ministero, la facoltà di ritornare presso la propria abitazione, residenza o domicilio non prevede che io alle 22
possa starmene in giro, dopo le 22 possa starmene in giro, e perché me ne posso tornare a casa comunque, sempre e comunque. Ok? Cioè, se io vado a trovare degli amici per le 22, poi devo essere a casa. Non è che posso stare dagli amici fino a mezzanotte, poi a mezzanotte, visto che è sempre possibile al ritorno presso la propria residenza, sono legittimato a tornarci. Ok? Questo sia chiaro. Il riferimento al ritorno è relativo a motivi di lavoro, salute, di necessità. Okay? È chiaro che se io sono a lavorare, devo poter tornare. Se io sono fuori regione per lavoro, devo poter tornare al mio domicilio, residenza o abitazione, ma non posso farlo se sono appunto a trovare amici o parenti, per esempio, anche perché se no sarebbe, come dire, cioè sarebbe equivalente a eliminare il divieto, alla soppressione del divieto, ok? Bar e ristoranti, cioè attività di somministrazione, scusate, sono sospese. È possibile invece ovviamente la consegna a domicilio, ed è consentito l'asporto fino alle 22. Rimangono aperti i negozi, ma ovviamente c'è il vincolo che, essendo festivi e prefestivi, esercizi commerciali all'interno dei mercati o dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali, devono restare chiusi, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli, florovivaistici, tabacchi ed edicole. Insomma, poi vi andate a vedere ormai lo sapete, insomma, il famoso allegato 23 del DPCM. Dall'11 gennaio ci sarà la lotteria per i nuovi colori abbinare alle regioni in base alle determinazioni ministeriali che applicheranno i nuovi parametri previsti, per cui eventualmente ci risentiremo in quell'occasione. Nel frattempo, ancora i miei più cari auguri a tutti di una veramente santa Epifania.